Carissimi, buonasera e un caro saluto a tutti. Anche il video di oggi sarà diviso in due parti. La prima parte sarà una meditazione e riflessione generale per tutti, la seconda parte sarà una meditazione e riflessione in particolar modo per i giovani, anche se questa seconda parte può essere utile per tutti. Oggi è la solennità dell'Immacolata Concezione. Maria riceve l'annuncio dall'angelo Gabriele che lei sarà la madre di Dio. Oggi avviene il concepimento virginale in Maria per opera dello Spirito Santo. Possiamo dire quindi che oggi è la festa della libertà dell'essere umano. Perché? Perché Maria, anche se con dei dubbi umani e leciti, decide liberamente di dire sì al progetto di Dio su di lei. Maria decide sempre liberamente di diventare la madre di Dio. Maria accetta liberamente ciò che Dio gli chiede e tutto ciò lo compie con la caratteristica peculiare che Maria ha e che oggi festeggiamo in questa solennità, l'essere senza peccato originale, l'essere concepita senza peccato originale. Dunque Maria dice di sì liberamente al progetto di Dio e lo mette in pratica secondo la sua caratteristica peculiare, l'essere concepita senza peccato originale. Anche per noi dovrebbe essere così, aderire liberamente al progetto di Dio che Lui ha su di noi con le nostre caratteristiche. Due domande allora possono venire fuori. Qual è il progetto di Dio sulla mia vita? E qual è la via che Dio oggi apre davanti a me per seguirlo? E poi, quali sono le mie caratteristiche peculiari che Dio mi ha donato? Peculiari non perché ce l'ho solo io, ma perché nel metterle in pratica, come lo faccio io, non lo può fare nessun altro. Nel primo caso, per capire il progetto di Dio sulla propria vita, è importante fare due cose. Intanto conoscere e capire la realtà che ci circonda, gli eventi che capitano nella nostra vita, dai più piccoli ai più grandi. E poi ascoltare la voce di Dio che ci parla nella preghiera. Riconoscere la sua voce all'interno del nostro cuore, dove abitano tantissime voci. Quindi imparare a distinguere la voce di Dio da tutte le voci che affollano il nostro cuore. Nel secondo caso, cioè nel capire quali sono le caratteristiche che Dio mi ha donato e mi chiede di mettere in pratica in maniera peculiare, è necessario cercare di capire quali sono le caratteristiche. Su questo punto ho già chiesto di riflettere, ho invitato a riflettere nella prima domenica di Avvento con una lista di caratteristiche che trovate sul libro a pagina 24. E che troverete poi anche in una slide in fondo a questo video. A voi ragazzi e giovani dico questo: voi siete assetati di libertà, di una libertà quasi assoluta, però non sempre quello che scegliete vi rende veramente liberi e quindi vi rende pienamente felici. Intorno a voi sentite come un grido ed un'esaltazione di una libertà assoluta, quasi come una mania di onnipotenza, ma poi vedete che è solo un desiderio di una felicità passeggera. Toccate con mano nella vostra vita che stare in questo mondo non è semplice, non è facile. Anche se in più di un'occasione, tramite televisione, tramite social, ci vengono presentate molte vite che sembrano perfette, però se andate un po' a fondo vedete che non è così. Quindi che cosa fare? Vi invito a scegliere liberamente ciò che vi rende veramente felici. Quindi non una felicità passeggera, ma una felicità che lascia nel vostro cuore un retrogusto di pace e di tenerezza. Vivete la libertà mettendo a disposizione degli altri la vostra vita, poiché l'amore porta sempre alla gioia. Accogliete ed accettate nella vostra vita anche le difficoltà che potete incontrare. È un'illusione, e non ci credete, che la felicità
sia un benessere senza difficoltà. Non credete a questo pensiero. Le domande quindi che oggi possono darci un motivo di riflessione sono queste. La prima: ho mai pensato che Dio ha un progetto sulla mia vita e mi apre una strada per realizzarlo nella quotidianità della mia vita? E se sì, quale penso che sia il progetto di Dio sulla mia vita? E quali sono le caratteristiche migliori del mio carattere che Dio mi ha donato? In questo caso provo a fare un elenco di almeno sette caratteristiche che Dio mi ha donato, peculiari nel senso che nel modo in cui io posso metterle in pratica non le può mettere nessuno. Troverete alla fine del video un elenco di queste caratteristiche di cui potete sceglierne 7 nelle quali vi rispecchiate. Prima di dormire stasera possiamo ripetere con Maria le prime parole del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore ed il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Buona solennità dell'Immacolata e buon proseguimento di settimana a tutti.